All'ottavo anniversario di quella terribile mattina, di quella terribile alba, alle 3:32, la terra trema e allora noi vogliamo ricollegarci ancora con il capoluogo abruzzese e con il sindaco che era allora il sindaco e che è tuttora il sindaco. Buonasera Massimo Cialente. Buonasera a voi. Signor Sindaco, ieri insomma, c'è stata una marcia, avete ricordato ancora una volta le 309 vittime. Sulla ricostruzione lei ha detto pesano tempi di assegnazione degli appalti e la mancata pena per la corruzione. Che cosa si sente di dire ancora? Ma io posso dire, ieri sera c'è stata anche quella una sorta di via crucis anche la nostra, perché il percorso della fiaccolata con la quale ricordiamo le nostre vittime ripercorre un tratto di strada, una delle arterie più importanti della nostra città, via 20 settembre, alla destra della quale, in parte anche alla sinistra, affacciavano i palazzi che sono crollati per errori umani, non si doveva costruire lì, o per errori di progettazione, e che sono gli edifici degli anni 60-70 in una zona residenziale della borghesia, che sono quelli che hanno fatto circa 200 morti. Quindi è veramente una via crucis, anche perché la prima stazione, se posso continuare in questa similitudine, è rappresentata alla Casa dello Studente, che resta la grande dolore della nostra città. Cosa mi sento di dire? Mi sento di dire che la ricostruzione privata sta andando bene. Le periferie già nel 2015 erano diventate 43.000 cittadini, adesso le periferie del capoluogo e chiaramente le frazioni, noi abbiamo 64 centri abitati, sono recuperate per l'86%, e mentre il centro storico della città, ricordo che noi abbiamo potuto avviare la ricostruzione dei centri storici solo nel marzo del 2013, quindi non 8 anni fa ma 4 anni fa, è al 54% e sta uscendo fuori la bellezza di questa città, che ha un grandissimo centro storico, 175 ettari, ed è la quinta in Italia per numero di edifici vincolati.